Ultimi giorni per presentare domanda alla 23esima edizione del premio che la Fondazione Filippo Fattori conferisce ogni anno agli studenti di scuole di primo e secondo grado della provincia di Pesaro e Urbino affetti da distrofia o affezioni di natura neurologica che hanno frequentato con profitto l'anno scolastico 2019-2020. C'è tempo fino al 15 maggio per inoltrare le proprie candidature alla Fondazione Filippo Fattori che, rispetto agli anni scorsi, segnala un calo di domande. Il bando è stato pubblicato il 15 febbraio, mandato a tutti i giornali che l'hanno a loro volta pubblicato, mandato al provveditorato degli studi che dovrebbe averne dato comunicazione a tutte le scuole medie, inferiori e superiori della provincia, e in più l'abbiamo mandato per ben due volte a tutte le scuole che già l'anno scorso avevano presentato domanda. Il punto è che ad oggi sono arrivate solo sei domande di due scuole e il bando ha messo come termine di scadenza il 15 di maggio. Non è una cosa che potremmo anche superare di qualche giorno, magari fino al 30 maggio, però è strano, visto che gli anni scorsi le domande sono state sempre da 80 a 100. Quindi c'è qualcosa che è venuto a mancare. C'è dunque tempo fino al 15 maggio per consegnare alla Fondazione Fattori in via Passeri 159 le domande accompagnate da certificazione medica e parere del consiglio di classe. Nell'edizione 2020 la Fondazione Fattori ha premiato 55 studenti. 55 studenti, perché ogni anno il minimo di studenti premiati è di 50, fino a quest'anno sono stati 703.